ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia Ci troviamo qui sulla luna e eh, stavo vivendo la mia vita lunare insomma è stato abbastanza carino, simpatico, ma a me sta un po' per cazzo Perché non sto a fare niente, sto solo a costruire, piazza piante del cavolo ragazzi Ho messo queste piantine, guardate ho messo le carote, ho messo il grano e ho messo le patate Crescono a una velocità disumana, non ha alcun senso ragazzi, non ha alcun senso Ci ho messo un po' di energia, ho provato a fare dei tagli e mi hanno fatto tipo 10.000 materiali a buffo senza senso. Allora, che facciamo in questo video? Prima di tutto, io vorrei collegare le farm all'impianto dell'ME, in modo non da automatizzare, ma da poter ritirare la roba dalla cesta in modo da non fare impalare tutto. Certo, esploderebbe l'ME. Perché non ho abbastanza dischi per reggere tutta sta roba. Quindi vorrei ancora aspettare un po' prima di collegare l'impianto e farlo partire come un deficiente, perché ho paura che esplodano i dischi. Voglio fare autocraft i dischi a go go, craftare un migliaio di dischi. E buttarli tutti dentro i drive e vedere come va a finire. Poi lo facciamo Allora Cosa devo fare adesso? Big Reactor Vuol dire per Perché la Big Reactor adesso? Perché è il momento ragazzi Allora Ho 9 Meteori Chiron Non so uh, Come usarli Cioè perché Devo arrivare almeno a 18 Me ne mancano altri 9 Non riesco a trovarli Non cascano i meteoriti Sono sfigato del merda Che devo fare? Cioè era cascato un meteorite Prima qui l'ho visto Vediamo un po' se ancora c'è Ah lì ce n'è uno Mi sembra No è tutta, tutta roba Tutti i meteoriti che stanno Anche sulla terra Qui ce n'era uno Eccolo Guardatelo questo è uno dei meteoriti che devo raccogliere. Devo arrivare a 18. Solo per arrivare su Marte. Poi non so se ce ne vuole qualcosa di più. Per qualche altra cazzatina intorno. Non credo, però. In teoria, 18 dovrebbero bastare. 18 di questi e vado su Marte. Quindi sono a 10. Ne mancano altri 8. Ora, appena cadranno altri 8 meteoriti qui in zona, li prenderò. Che devo fare? Ragà, non cascano. Lo so, sfigato. Ah, ce n'è uno. Aspetta. Avete visto quelle meteoriti? Che cazzo di roba è? quella? L Avete visto le meteore che cascavano? Che figata! Quella è della, della Meteor Crowd, della Meteor... Te, te, delle Meteor, quelle lì che ho... Fiche! GG. Quanti cazzo di, di Conduit binder ho fatto. Ma <ride> che problemi ho. Allora, tutto via. Sì, l'Amber serve però. Allora, la Big Reactor. Come funziona la Big Reactor? Allora, c'è una confusione dietro a questa mod che voi non avete idea. Lo sapete che vuol dire una confusione? La gente non capisce un cazzo di come funziona questa mod. Ma lo sapete che vuol dire non capisce un cazzo di come funziona? Cioè, Vi rendete conto? Vi faccio vedere Timo chioccio la big reactor C'è tanta gente Che cerca di capirla, che pensa che è una mod Complessa, tecnica Cioè che tipo, ci devi fare dei calcoli Per creare le cose, dei calcoli assurdi Che tu non riesci a fare E, e faccio un po' di stack di sti cosi Sì, sì certo, wow ah, Difficile craft, eh, mamma mia, con lo diamante Porca puttana che hard Dicevo Questo blocco che ho fatto, ragazzi, è il controller come tutti i macchinari, ragazzi, il controllo è che fai? Quello che controlla. È il macchinario centrale, il punto centrale del reattore. Che purtroppo non mi fa aprire l'interfaccia se non faccio il reattore. Mannaggia, volevo farvi vedere l'interfaccia per farvi capire quanto la gente non capisce quanto è stupida sta mod. Perché nell'interfaccia ci sono tante di quelle cazzate inutili che non avete idea, veramente. Delle cose assurde. Vabbè, io ho fatto. I reactor casing che servirebbero a fare la struttura esterna del reattore sarebbero la, la, la parte più esterna. Non è altro che un reattore nucleare molto, molto easy, ragazzi, Un reattore nucleare terra-terra, proprio stupido. E ci serve anche un po' di vetro. Perché il vetro, ragazzi, perché voglio vedere all'interno, ovviamente. Non è che, che possiamo fare così bla 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 bla. Ok, reactor casing, me li prendo tutti. Allora, poi, oltre alla struttura esterna e al vetro per vedere dentro, ci serve, primo, primo, un... Sistema per far entrare e uscire la corrente, il power tap. Eccolo qui. Il power tap è da dove esce la corrente, quindi ne prendiamo uno. Possiamo mettere anche più di uno, eh? non è importante, ma ne mettiamo uno perché è inutile mettere più di uno, tanto quanta corrente anche se generi un miliardo di RF, questo butta fuori un miliardo di RF. Quindi chi se ne fotte. Poi ci serve un sistema per inserire e rimuovere i materiali, tipo questo, Reactor Access Port. La Reactor Access Port, ragazzi, ci permette di accedere a reattore, non solo per inserire Anche per estrarre oggetti, quindi io ne faccio due Perché una la userò per inserire E una per rimuovere gli oggetti, perché ovviamente Tu inserisci l'uranio, l'uranio Lavora, insomma, fa la reazione nucleare E poi escono le scorie che devi estrarle Quindi servono due access port Non vi sbagliate con la coolant La coolant è un'altra cosa che faremo magari poi Che adesso non serve a un cazzo, è proprio non, non la considerate la coolant port Lasciate perdere Ok quindi abbiamo fatto l'accia sport, power tap e reactor controller. Che altro serve? Un cazzo. È fatto, ragazzi. Ah, ovviamente mancano solo le rod centrali dove andremo a inserire eh, il nostro uranio. Che sarebbe questo qui, ragazzi. La control rod. S sarebbe, ragazzi, rod di controllo dei reattori nucleari che servono a controllare tutta la reazione. Però, c'è un problema. Ho finito un materiale. Questo materiale qui, ragazzi, che esce anche dal carbone a chance. C'è cioè una piccola chance. E non è della mod, eh. Aspetta, la piccola chance è vedete? Vedete qui, leggete. Della Steel Industries. Non è della Big Reactor. La Steel Industries aggiunge una piccola chance che esca la graffite bar. Però non è della Big Reactor, non se confondiamo. Questa graffite bar si può fare anche cuocendo il carbone, molto semplicemente, ragazzi. Si mette il, il carbone in fornace e si cuoce. Guardate un po'. Esce fuori la graffite bar. Adesso io metto a cuocere tutto questo carbone e faccio tante graffite bar e mi grafto. Uh, un po' di fuel reactor control rod, un altro po' di reactor chasing, perché queste sinceramente forse non bastano, comunque facciamo una cosa carina, dai. Io intanto preparo la stanza per big reactor, già c'ho tutti i progetti. Ovviamente, ragazzi, di big reactor... Oh, cascano le meteore, guarda che roba. Ma che problemi c'ha sto mondo, ragazzi? Guardate le meteore che cascano! Ma che cazzo di problemi ci sono? Vabbè, dicevo. Il eh, big reactor, ragazzi varia, ci sono tante, è inutile che io ve lo spiego in mille modi, questo si fa, questo non si fa, fatelo come lo faccio io e verrà una cosa fantastica. Allora, prima cosa in assoluto che dovete sapere del Big Reactor è va fatto disparo, sempre. Qui adesso farò un Big Reactor con l'interno grande 9x9x9, cioè che il reattore in realtà è 11x11. Vi spie... spie... faccio vedere Di tutti questi numeri del cazzo Non si capisce un cazzo è, è molto più semplice di quello che sembra Allora, innanzitutto devo scendere in profondità di 11 blocchi Giusto? Sì Via, giù Aspetta, quanto sto d'attesa? Ferma tutto, ferma tutto Oh, 65 Quindi devo scendere a 64, giusto? Sì Arriviamo fino a 64 Eh sì, a 54 Perfetto 11 blocchi in profondità Bam Poi Oddio, sono 11? Aspetta, se sto a 65, 54 dovrebbe essere 11, oh, speriamo che sia so 11 E lo stesso faccio qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Voilà, collegato Adesso qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Allora, quello che sto creando io ragazzi è il reattore più efficiente che non sono riuscito a creare, eh quindi, se voi avete lo spazio e la possibilità di farlo così grande, fatelo così grande. È il reattore più efficiente che esiste. Forse facendolo più grande potrebbe venire qualcosa di più efficiente, ma troppe risorse. Quindi non ne vale la pena. Io vi ripeto: questo è il migliore che sono riuscito a creare finora. Non esiste reattore migliore di questo. Ok, filler in modalità clear. Eccolo qui, ragazzi. Questo è il solco dove metteremo il nostro reattore. Guardate che bello. Guardate che figata. Queste sono le dimensioni ottimali per il best reattore mai creato. Ok, e adesso io metto modalità parete, che dovrebbe essere stairs bo box. No, sì, però box io, io, non me lo fa fare. Box. Vabbè, non mi fa fare solo le pareti, io voglio solo le pareti. Però quanto pare mi fa anche la base. Vabbè, buttiamo blocchi, vediamo che succede. Mettiamo tutti i nostri blocchi del big reactor, reactor casing. Dovrebbe creare, ecco qui. Perfetto, ragazzi, guardate un po'. Ovviamente va riempita tutta la parete, quindi non vi fate problemi col filler, buttate tutto dentro e via. Eh, però se sì, io ho finito i blocchi, mi la proprio un po' under culo. Allora, in totale servono circa 700 blocchi. Quindi fatevi un po' dei calcoli, ragazzi. 700 blocchi sono tanti, eh. Quindi cominciate ad abbondare di grafite, serve tantissima grafite e tantissimi blocchi. eh Quindi 720 ricordate una cosa del genere. Forse, forse pure di più. Ma 28 non sono 720, decisamente. Fanculo, mica mi ricordavo ci volesse così tanta grafite, oh. Non finisco più, non finisco. Basta. Ce la faccio, ragazzi. Troppi Troppa grafite serve. Ho fatto a malapena uno stack. C'è qualcosa che non va in sta grafite. Veramente troppa ne serve. Sì, mi sono attrezzato con un'altra fornace, raga. <ride> è veramente troppa, troppa grafite, serve. Non, non l'avevo calcolato proprio. Non mi ricordavo ce ne volesse così tanta. Beh, in effetti sto a fare un bel reattore grande, eh. Quindi parliamone. Però, cazzo, veramente troppa. Troppa, troppa. Guardate a che punto sto. Non ho fatto un cazzo ancora. Sì, ed è un'ora che farmo come un deficiente. No, vabbè, aspetta, aspetta, adesso salirò un po'. Eh dai, se può fa, se può fa. Ok ragazzi, praticamente ci sono, posso anche staccare il filler perché la parte sopra la faccio come dico io. Non serve un cazzo sopra il filler. Ok, e cominciamo. Allora, prima di tutto tutta la parte sopra la faccio di vetro, perché fa figo. Quindi riempiamo tutto di vetro tutta la parte sopra. Ci vorrà una settimana, ma non me ne fatto un cazzo, tutto pieno di vetro. Vai. Eh sì, ragazzi, il vetro fa lo stesso effetto del della struttura esterna, però si vede dentro. N non serve a un cazzo, eh, perché alla fine non serve a un cazzo. Però si vede dentro e fa figo. Fa, oh, io vedo dentro, porca cazzo figo. Non ha nessuno scopo, nient'altro se non fare il figo che c'è il vetro Perfetto ragazzi, ecco qui la struttura, abbiamo quasi completato Manca la parte più importante che sono le control rod dove andremo a mettere l'uranio Allora, si parte ovviamente dalla base e partite dal centro Per questo reattore, eh, partite dal centro e si fa questa cosa qui E si tira fino a su, una croce Allora, si può migliorare ancora di più l'efficienza? Cioè che consumi di meno? Ascoltate, consumi di meno, ma ovviamente produci di meno. Proporzionalmente ci vai a perdere con quello che sto facendo io, si può, ripeto, si può migliorare ancora di più l'efficienza. Però per un reattore così grande produrre ancora di meno, sinceramente non ne vale la pena. Quindi se fate un reattore così grande e volete avere una buona produzione e un basso consumo, fate come sto facendo io, una bella croce al centro. Completate anche di qua la croce e mettete alla fine le control rod che vi ho fatto fare. Reactor control rod. Boom. Per tappare le colonne Ta Ecco qui il nostro reattore ragazzi Guardate che bello Completate il vetro E abbiamo costruito il reattore Allora Quindi a noi Ci mancano le ultime due parti importantissime Che sono L'ingresso del carburante Che automatizzeremo con l'Me L'uscita del carburante come... Aspetta 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 Non serve nemmeno metterle qui ragazzi Guarda si possono anche mettere sotto Tanti i capi dell'Me passeranno sotto Quindi nemmeno si vedranno Si metteranno qua Guarda Qua Una qua Va è un'altra di qua. E una, metteremo ingresso e una uscita. Basta per mettere ingresso e uscita, basta cliccare e fare uscita. Guardate, che diventa blu, avete visto? Si clicca qua. Ingresso, uscita, ingresso, uscita, eccetera. Ok, e l'ultima parte quella che avvia il tutto è il controller. Ora non so se si può mettere sull'angolo. Provo. Proviamo a mettere il controller sull'angolo. Non ci ho mai provato. Chissà se si può fare, prova. Ok, no, non si può fare, <ride> ci ho provato. Oh, e non vi dimenticate dell'uscita energetica? Vabbè, adesso a noi non ci serve perché non faremo un cazzo. Però dettagli. Ecco qui, ragazzi: Messo il controller, il nostro reattore è completato. E lo capirete dal fatto che il controller diventa rosso. Guardate un po': tutta la parete diventa unica. Sembra veramente un reattore. Guardate che bello, tutto vuoto. Questo va tutto riempito, eh? Lo faremo poi, ragazzi. Perché io per questo video vi saluto. Faccio l'ultima cosa qui dentro che vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo la nostra interfaccia: Abbiamo il fuel status, il chasing hit, il core hit, energy buffer. Allora, il, il fuel status. Sarebbe quanto uranio c'è nelle rod Più uranio c'è E più reattore viaggia C'è stato fino a qui Ok Poi qui abbiamo L'energy buffer Questa è l'energia che c'è all'interno E non ogni batteria interna In modo che c'è una batteria interna Nient'altro, serva serve a cazzo Per farlo partire basta cliccare Activate Semplicissimo ragazzi Online, offline Niente di più facile Proprio easy peasy Questo non lo toccate Perché questo ve lo spiegherò poi, poi Poi, 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 poi Altra cosa Ultima cosa importante Vedete queste due cose al centro? Temperatura? Non lo guardate mai. Non serve a un cazzo. È inutile, è proprio la cosa più stupida che hanno messo entra sta mod. Hanno fatto questa interfaccia? Ci devono mettere solo questi due. Non sapevano che cazzo fa perché ci stavano i buchi vuoti in mezzo. Dicono E mo come faccio? Che cazzo ci metto? È brutta così, è. sembra troppo banale. Poi i bambini non ci giocano. Mettiamo una temperatura a cazzo così siamo contenti. Sì! E questo è il risultato, ragazzi. Sto questo non serve a nulla, non lo guardate, per favore! C'è gente che mi dice: Ma quanto a temperatura arriva il tuo reattore? Che cazzo se ne fotte Non serve a niente. Basta, sto sclerando. Ok, mi dà proprio al cazzo la domanda quanto arriva il tuo reattore. Fa proprio nervoso perché non serve a niente. proprio presi per il culo, capito? Vabbè, basta. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero che abbiate capito come si assembra un big reactor. Nel prossimo video andremo a produrre il coolant e lo andremo a inserire. Purtroppo io devo tornare sulla Terra. Eh sì, ragazzi, per inserire il per creare il sistema di raffreddamento del reattore, effettivamente, potrei farlo direttamente qui sulla Luna. No, io lo faccio direttamente sulla luna Certo, devo andare sulla terra per fare le farm di mob È vero Allora, famo così ragazzi Faccio un salto sulla terra off camera E faccio queste farm di mob Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video Bella Mi raccomando, lasciate un mi piace per Big Reactor Chi cazzo vuole spiega cosa il Big Reactor? Questa è la soluzione definitiva eh? Io lo dico Bella